Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione delle 15. Vi presento subito l'ospite che ci farà compagnia oggi, è Donato Pedron, presidente di Confartigianato Legno di Padova e del Veneto. Buonasera innanzitutto. Buongiorno. Che ci parlerà della crisi che tocca ovviamente anche questo settore e in particolare della nuova normativa sul restauro che non vi piace così particolarmente. Andremo anche a capire il perché. Prima una serie di notizie di cronaca: sono stati recuperati e stanno tutti bene i 4 sciatori ungheresi dispersi da ieri sullo Zoncolano in Friuli. 4 giovani sono stati trovati in un canalone in Malgatamai dove hanno trascorso la notte. Le ricerche si erano fermate dopo la mezzanotte di ieri, ma i ragazzi erano rimasti in contatto tramite i telefoni cellulari con gli uomini del soccorso alpino. Avevano detto di stare bene nonostante il freddo. Le ricerche sono poi ripartite questa mattina con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile. I giovani si erano persi ieri mentre sciavano dopo aver sbagliato pista a causa della nebbia ed erano entrati in una zona boscosa intorno ai 1300 metri di quota. E hanno aperto il gas e hanno fatto esplodere parte dell'abitazione. Arrestato dai carabinieri per crollo e disastro un uomo di Auronzo di Cadore. Dalla tarda mattinata di oggi si trova piantonato nel reparto ustionati dell'ospedale di Padova. La deflagrazione ha causato l'abbattimento di una parete e danni alle suppellettili senza interessare comunque i due alloggi adiacenti. Nello scoppio l'uomo ha riportato ustioni gravi che hanno reso necessario prima il suo ricovero all'ospedale di Pieve di Cadore e il successivo trasferimento in quello di Padova. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Auronzo per verificare le cause dell'incendio. Non si esclude che l'uomo possa aver tentato il suicidio. E giovedì scorso aveva incontrato i suoi dipendenti che manifestavano davanti alla caserma Ederle per i ritardi nei pagamenti degli stipendi. Ieri non ce l'ha fatta a reggere la tensione, si è tolto la vita. Paolo Trivellin, 46 anni, titolare della TRI in Tonaci di Noventa Vicentina, che nella caserma americana aveva lavorato in subappalto per la realizzazione del nuovo ospedale. I suoi collaboratori, Trivellin aveva spiegato che gli appaltanti avevano contestato i lavori lamentando un ritardo nella consegna delle opere, arrivando a pretendere una penale di 65.000 euro, a suo dire esagerata. Oggi il sindacato ha ribadito la richiesta al consorzio appaltante affinché anticipi almeno una parte delle retribuzioni ai lavoratori prima di dover ricorrere al giudice. Le autopsie hanno confermato la ricostruzione della tragedia di Ceggia fatta dai carabinieri. Tiziana Bragato si è impiccata dopo aver soffocato il figlio di 6 anni. Sono durate circa 3 ore le autopsie sui corpi del piccolo Gabriele e della sua mamma compiute dal medico legale. Tiziana Bragato, 46 anni, che da tempo soffriva di depressione, ha soffocato il figlioletto con la cintura dell'accappatoio e poi si è tolta la vita con una corda attaccata alla spalliera da ginnastica della sua camera da letto. Una scena raccapricciante che il marito si è trovato davanti al suo rientro a casa. E 4 banditi armati di pistola hanno messo a segno ieri sera una rapina nella villa di un antiquario di Noventa Padovana che è stato percosso ed è rimasto ferito. La banda di malviventi ha teso rientro a casa del proprietario facendosi aprire la porta. I 4 banditi hanno tenuto sotto tiro l'uomo, 33 anni, e la compagna di 29, poi li hanno chiusi in bagno, hanno rovistato la villa a caccia di soldi e gioielli. Durante le fasi concitate della rapina l'antiquario è stato schiaffeggiato dai malviventi che poi sono fuggiti con un bottino del valore di circa 50.000 euro tra denaro, gioielli e un orologio Rolex. Sulla rapina indagano i carabinieri. E un uomo, Giuseppe Mirta, 51 anni, calabrese ma residente a Padova, è stato arrestato dalla squadra mobile Euganea per detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Mirta, secondo quanto ricostruito dalla polizia, aveva affidato un pacchetto a una moldava dandole 10 euro per il favore con la promessa di ritirarlo più tardi. La donna, insospettita dal peso del pacco, ha telefonato al 113 raccontando l'episodio. La mobile si è quindi recata a casa della moldava scoprendo nel pacco una pistola PK Walter con la matricola brasa e con il colpo in canna. Gli agenti hanno quindi atteso l'arrivo di Mirta, che ha collezionato numerosi precedenti, tra cui un omicidio per il quale ha scontato 18 anni di carcere, arrestandolo. E la Polfer di Venezia ha sequestrato 6 kg di hashish trovati in 2 borse abbandonate in una carrozza di un treno Eurostar arrivato da Milano alla stazione ferroviaria del capoluogo lagunare. La droga era stata suddivisa in 6 pacchi avvolti con pellicola cellofane e nastro adesivo. Sono in corso accertamenti per individuare il corriere, il quale probabilmente ha abbandonato le 2 borse nella fretta di scendere alla stazione di Padova quando sono salite le forze dell'ordine.
E Fincantieri ha ultimato il progetto per la realizzazione delle carceri galleggianti. La notizia è stata diffusa oggi a Trieste dal segretario nazionale del Sindacato Direttori Penitenziari. Il modellino della piattaforma sarà presentato venerdì in occasione del convegno nazionale del SIDIPE. Il progetto richiesto alla Fincantieri dal Ministero della Giustizia nell'ambito delle misure che mirano ad affrontare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri a una struttura modulare può essere realizzato in tempi brevi. La piattaforma potrà ospitare dai 600 agli 800 detenuti e la sua realizzazione è stimata in un tempo complessivo fra i 18 e i 24 mesi. Anche il costo dell'opera è soggetto alla quantità di ponti, come quello di una normale nave, che verranno costruiti. 20 impiegati della sede di Scorzè della San Benedetto entreranno in cassa integrazione a rotazione a 0 ore dal prossimo 1° marzo. Il provvedimento rientra nel piano di cassa integrazione per riorganizzazione per 24 mesi dal 1° di gennaio chiesto dall'azienda. Al termine del periodo non ci sarà nessuna mobilità per il personale della società di Scorzè. Il personale impiegatizio che verrà posto in cassa integrazione usufruirà di un periodo di formazione per la riorganizzazione informatica per alcuni processi lavorativi interni. E dal prossimo invece 1° di aprile il traffico pesante dei veicoli di classe 4 e 5 sarà nuovamente dirottato dalla strada provinciale del Pasubio alle autostrade A4 e A31 nel tratto compreso tra le stazioni di Vicenza Ovest e Tiene Caselli Intermedi. È quanto prevede la convenzione sottoscritta oggi a Palazzo Balbi. La Regione infatti ha stanziato 150.000 euro che consentiranno il dirottamento dei mezzi pesanti. Per poter viaggiare gratuitamente i veicoli interessati dovranno essere muniti di Telepass. La strada provinciale del Pasubio in comune di Vicenza, proseguendo in direzione Schio, infatti è soggetta a un intenso traffico di attraversamento. E sempre sul versante viabilità diventa impegno istituzionale la completa realizzazione del raccordo stradale tra la Statale Romea e Viale Mediterraneo a Chioggia. Uno specifico protocollo d'intesa è stato sottoscritto oggi. Il raccordo ha un costo complessivo di 16 milioni rotti di euro. L'intesa fissa la compartecipazione finanziaria della spesa per il completamento del collegamento. Il Consiglio Comunale di Padova ha deciso ieri sera all'unanimità di chiedere l'inserimento della Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto nella lista UNESCO delle opere patrimonio dell'umanità. La proposta è stata messa a punto dal Presidente della Commissione Cultura, Giuliano Pisani. È stato anche deciso di far esprimere un parere dalla Commissione Comunale sui rischi che la realizzazione del nuovo auditorium progettato da Klaus Kada può portare al capolavoro di Giotto. Voltiamo pagina e parliamo di una collaborazione economico-finanziaria tra Italia e Russia, soprattutto in questo momento di crisi. Lanciamo quindi il servizio di Maya Ungurean. Un mondo senza la Russia, dove conduce la miopia politica di Evgeny Maximovich Primakov, acquista i diritti anche della pubblicazione italiana curata e promossa dalla Rumarco, Russian Marketing Company. L'autore è già primo ministro e ministro degli esteri, accademico delle scienze della Federazione Russa, a capo del gruppo di importanti istituzioni e organizzazioni russe, ha incontrato a Venezia le istituzioni pubbliche, economiche, culturali e molte aziende del Veneto. Nel libro l'apprezzato scrittore ed autorevole statista illumina lo scenario politico del XXI secolo. Quello che emerge è che la potenza economica mondiale non è più concentrata nelle mani delle due grandi rivali della guerra fredda. Oggi, nei giorni della globalizzazione, l'equilibrio delle grandi potenze mondiali si gioca nel riconoscere l'esistenza di vasti campi di interessi oggettivamente comuni nel nuovo mondo che si va formando e perciò nella capacità di riconoscere, valutare, contemperare e regolamentare questi interessi. L'idea è quella di proporre un modello di business imprenditoriale e istituzionale allo scopo di agevolare lo sviluppo delle imprese e degli operatori economici, favorendo opportunità di collaborazione e di realizzazione di iniziative che possano essere condivise e promosse reciprocamente. Il primo esempio di questa cooperazione tra nazioni è data proprio dall'Italia e dalla Federazione Russa, che il 6 aprile a Mosca hanno siglato l'accordo tra Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa e la Rumarco, Russian Marketing Company. L'accordo di collaborazione economico-finanziaria e culturale tra l'Italia e la Russia ha difatti sancito la nascita del partenariato ufficiale con la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa. E torniamo a parlare di crisi. Abbiamo sentito nel telegiornale la notizia del suicidio dell'imprenditore e poi della cassa integrazione per la San Benedetto. Parliamo anche del settore crisi del legno, appunto, con Donato Pedron, presidente della Confartigianato di Padova e del Veneto. Come sta andando? Anche per voi c'è crisi?
noi viviamo nel mondo, siamo nel mercato come tutte quante le altre imprese che hanno cominciato, la crisi che è cominciata con il tessile, la metalmeccanica e adesso sta ormai abbracciando tutte quante le attività produttive. Il nostro settore, il settore del legno, un settore che conta in provincia di Padova circa 1000 imprese e che ha un momento di grandissima preoccupazione. La bassa padovana, che contava su un mercato che è crollato e su modelli che ormai non vanno più, sta soffrendo in maniera particolare. Non solo, tutto quanto quello che è vicino alla casa e alla costruzione, quindi i serramentisti, i costruttori anche di mobili per le nuove case, stanno soffrendo molto. Un dato, il 35-40% stiamo sentendo di calo del fatturato globale sul nostro settore. Ecco. Per quanto riguarda l'occupazione, a livello veneto ci sono state circa 400 ditte che hanno chiesto la sospensione dei lavoratori, e parliamo non di industrie, parliamo di imprese artigiane, parliamo di aziende che sono vicine alle famiglie, che sono sul territorio, e quindi il disagio si percepisce immediatamente. Aziende che non sono abituate, imprenditori e lavoratori che non sono abituati a questi momenti. E ci sono in gioco circa 1500 dipendenti per cui è stata chiesta la sospensione del lavoro. Ecco, è un momento di grande preoccupazione. E tra l'altro in tutto questo si inserisce la nuova normativa sul restauro, che certo non vi aiuta. A questo si aggiunge appunto la normativa sul restauro, che giunge in un momento che veramente è drammatico, no? Spieghiamo questa normativa. Allora, il ministro decide di dare la patente di restauratore solamente a chi ha conseguito una formazione in solamente tre scuole in Italia, che è l'Opificio delle Pietre Dure, l'Alta Scuola di Restauro a Roma e a Torino, oppure chi ha conseguito una laurea in una materia specifica sul restauro quinquennale più 2 anni di esperienza. E queste, vorrei dire, sicuramente ci sono esperienze lavorative in mezzo, sicuramente queste scuole sono punti di riferimento per i restauri, però sono carte. A questo si aggiunge una presa in giro per chi da 20-30 anni fa questo lavoro e solamente un particolare: il Veneto ha il distretto famosissimo nel mondo, il distretto Veneto dei beni culturali, che non nasce dalle carte, nasce dal lavoro, dall'esperienza, da questo humus che c'è sul nostro territorio, da questa ricchezza che ci viene richiesta ultimamente dalla Cina, dalla Russia, proprio per le competenze che vi sono. Ecco, tutto quanto questo è disconosciuto, si chiede di certificare 8 anni di lavoro dal 2001, quindi a ritroso bisogna trovare carte, e successivamente fare un esame virtuale in internet per gente che normalmente lavora, cioè che è sulla materia e che conosce la materia, su un test che io parlo in questo momento per il legno, però è comune, no? Ecco, i lapidei piuttosto che gli affreschi, piuttosto che i tessuti. Un test che prevede tutto lo scibile umano sul restauro, quindi le domande possono riguardare un restauro di un affresco come di una tela del 500 piuttosto che di un tessuto. A chi ha fatto per tutta la vita ed è capace di fare in maniera eccellente un restauro su un mobile. Avete chiesto appunto di rivedere questa normativa? Sì, abbiamo chiesto, la risposta è stata non è stata una risposta, nel senso sì, aspettiamo 4 mesi e vediamo cosa si fa. E il fatto è che bisogna prendere in mano la situazione, perché
per la crisi e anche per come è congegnata, secondo noi questa riforma non funziona. Questo assolutamente, quindi se ne parlerà probabilmente anche nei prossimi mesi sicuramente. Sicuramente, lei tenga conto che solo in provincia di Padova per il legno abbiamo 300 aziende, 300 artigiani che... E poi naturalmente a cascata, parliamo per il restauro in provincia di Padova di un migliaio di aziende, che non possono più chiamarsi restauratori. Il non chiamarsi restauratori vuol dire che se lei mi chiede il restauro di un mobile, io non glielo posso fare perché lei mi può dire che l'ho truffata, perché non ho la competenza per fare una competenza che naturalmente è solamente descritta e non è reale. Qui si parla quindi di carte, non di professionalità sul campo, ecco questo. Allora sicuramente ne sentiremo parlare, prenderemo in considerazione anche nei nostri notiziari questa problematica. Nel frattempo in bocca al lupo, speriamo che si esca veramente da questa crisi come si sta dicendo, visto che si vede qualche spiraglio di luce. Invece noi ci rivediamo con informazione alle 16:30. Grazie dell'attenzione, arrivederci.